Esiste un momento nella vita di ogni squadra, il momento in cui ti giochi la gloria nazionale oppure la delusione di un'intera stagione. Se hai la forza di battere tutti, puoi alzare gli occhi al cielo e urlare di aver vinto. Al Pala Vesuvio di Napoli va in scena l'atto finale del campionato di Serie A di ginnastica artistica. Oggi le tre squadre maschili e le tre squadre femminili si giocano lo scudetto 2021. Un saluto da parte di Giorgia Baldinacci, al mio fianco il commento tecnico di Andrea Massaro. Buon pomeriggio a tutti amici della ginnastica, ci siamo tornati. E si decide tutto in questa seconda manche. La prima manche di questa Final Six di ginnastica artistica ci ha fatto divertire e ci ha consegnato lo spaccato della prima metà della gara. Pro Patria Bustese, Giovanile Ancona, Virtus Pasqualetti si stanno giocando il tricolore in una gara sfida su sfida, attrezzo dopo attrezzo. Centro Sport Bollate, Ginnastica Civitavecchia e Brixia di Brescia faranno altrettanto per quanto riguarda la femminile. Sì, fin qui le sfide entrambe davvero aperte, nulla è ancora deciso, questo secondo tempo, questa seconda manche ci regalerà sicuramente degli esercizi spettacolari e il risultato finale non credo che sarà scontato. Inizia la presentazione delle tre squadre maschili e delle tre squadre femminili Pro Patria Bustese. Con Nicola Bartolini, Suan Mario Bergamini, Andrea Bubbo, Lorenzo Crimi, Ludovico Edalli, Ares Federici e Saul Firmin. Eccoli! Seconda squadra maschile, la Giovanile Ancona. Con Tommaso Brugnami, Lorenzo Casali, Lai Giannini, Nicolò Lucchetti e Tommaso Sciocchetti. Sono loro, uniti, gli Avengers di Ancona. La terza squadra maschile in gara. La Virtus Pasqualetti di Macerata, i campioni in carica. Per difendere il titolo schierano Filippo Castellaro, Andrea Cingolani, Matteo Levantesi, Cristian Lunghi e Capitan Paolo Principi. E queste le tre squadre maschili, ragazzacci, che si giocano lo scudetto oggi al Pala Vesuvio. Adesso la presentazione delle tre squadre femminili, il Centro Sport Bollate. Con Erika Fabiana Amato, Emma Matilde Fadda, Emma Grisetti e Giada Grisetti, Nicole Minotti e Letizia Saronni. Grazie del bacio. Seconda squadra che entra in pedana per la sua presentazione, la Ginnastica Civitavecchia. Con Giulia Bencini, Alessia Ceccarelli, Giulia Cotroneo, Alicia De Pirro, Manila Esposito e Chiara Vincenzi. Grazie anche a voi del bacio. E adesso la terza e ultima squadra in carica. Campioni in carica da tanti anni, la Brixia di Brescia. Lo squadrone è composto da Angela Andreoli, Alice D'Amato, Asia D'Amato, Elisa Iorio, Giorgia Leone, Martina Maggio, Veronica Mandriota e Giorgia Villa. 18 scudetti totali, 7 consecutivi negli ultimi anni per la Brixia. Ma oggi è ancora tutto in ballo. Ci siamo, Giorgia. Un palcoscenico fantastico qui al Pala Vesuvio di Napoli, teatro nel 2019 delle Universiadi, di una gara che purtroppo si svolge a porte chiuse perché siamo convinti che sarebbe veramente venuto giù tutto in questa sfida fino all'ultimo respiro per lo scudetto 2021. Qualche minuto di touch warm up, di prova sugli attrezzi per i ginnasti e poi si rientrerà nel vivo della gara per la seconda manche che deciderà tutto, deciderà il titolo. Spieghiamo, Andrea, sì, cosa andremo a vedere? Allora, mentre i ragazzi e le ragazze si riscaldano, noi andiamo un po' a spiegare come funzionerà questa gara. Abbiamo capito che ci sono delle sfide a tre, quindi dei trielli, dei contest dove ogni squadra presenta un atleta, sia nella maschile che nella femminile. Ci sono 6 sfide per i maschi e 6 sfide per le femmine. I maschi compiranno un giro intero sul circuito dei 6 attrezzi della maschile, le ragazze invece si affronteranno al volteggio, alle parallele, 2 volte, una volta alla trave e 2 volte al corpo libero. Questa sarà la sequenza degli esercizi della femminile. Come consiste e in cosa consiste la gara? I ginnasti presentano il loro esercizio, ricevono un punteggio. Dei 3 ginnasti, quello che riceve il punteggio più alto avrà 3 punti speciali, il secondo avrà 2 punti speciali, il terzo un punto speciale. La somma di questi punti speciali determinerà la classifica. La squadra con il maggior numero di punti speciali vincerà lo scudetto di quest'anno.
la classifica a metà di questa gara, la Pro Patria Bustese 15 punti, Virtus Pasqualetti 12 punti, Giovanile Ancona 9 punti speciali. È assolutamente ancora tutto da decidere, perché 3 punti speciali sono pochissimi, perché i valori in campo sono elevatissimi e perché la ginnastica non è mai mai scontata. Per quanto riguarda invece la classifica delle tre squadre femminili, 16 punti per la Brixia di Brescia, 13 punti per la ginnastica Civitavecchia, 7 punti per il centro sport Bollate. È vero che Brixia è la grande favorita, la detentrice del titolo da 7 anni, 18 scudetti nella storia del suo club, ma ginnastica Civitavecchia veramente sta dando filo da torcere. Sì, le ragazze allenate da Marco Massara e Camilla Ugolini stanno veramente facendo una gara incredibile, mettendo pressione alle ginnaste bresciane, una corazzata composta da ginnaste di livello altissimo, forse non abituate in una gara di squadra così a sentirsi sotto pressione per avere il fiato sul collo di un'altra società sportiva. Vedremo se sapranno reagire nel migliore dei modi a questa pressione o se succederà quello che non è pronosticabile, cioè il passaggio di scudetto. Virtus Pasqualetti lo scorso anno ha vinto il terzo scudetto della sua storia, invece dopo quelli del 2013 e del 2016, e ha tutta la voglia di confermarsi anche in questo 2021. La gara è organizzata dalla Federazione Ginnastica d'Italia, con l'organizzazione della società locale della ginnastica Campania 2000 del presidente Aldo Castaldo, anche numero uno del comitato regionale della Campania, con uno staff di volontari veramente immenso, incredibile, per uno spettacolo degno di un sport così importante come la ginnastica. Quindi ci teniamo a ringraziare chiaramente l'organizzazione, l'idea della primavera napoletana della ginnastica, del vicepresidente federale Rosario Pitton, e al supporto sempre presente del comune di Napoli attraverso il sindaco Luigi De Magistris, l'assessore allo sport Ciro Borriello e alla dirigente dei grandi impianti Gerarda Baccaro. Veramente non è mai mancato il supporto di nessuno e siamo felici di poter assistere ad una Final Six di così alto livello. E andiamo a vedere chi si sfiderà. Per la maschile al corpo libero avremo Nicola Bartolini contro Brugnami Tommaso e Matteo Levantesi. Per la femminile al volteggio Emma Grisetti, Giulia Cotroneo e Asia D'Amato, due terzetti di atleti di altissimissimissimissimo livello. Abbiamo modo di scrutare gli sguardi, le emozioni dei ginnasti nei box, vederli fare il tifo per i propri compagni, dargli il supporto che purtroppo manca per il pubblico, e veramente il supporto invece dei compagni di squadra è immancabile in una competizione di così alto livello. Ci siamo, inizia la Final Six. Nicola Bartolini, medaglia di bronzo proprio al corpo libero nei recentissimi europei di Basilea. Sì, ieri Nicola ci ha presentato un'evoluzione dell'esercizio di Basilea con una prima diagonale ancora più difficile, doppio carpio con mezzo giro. Vediamo se oggi si saprà replicare. E parte. Ribaltata, doppio carpio con mezzo giro, inchiodato! Pazzesco Nicola! Seconda diagonale per lui. Ginnasta incredibile dal punto di vista acrobatico, zucchero avvitato, e anche qui non c'è alcuna deviazione all'arrivo. Quasi perfetto, sì. Un avvitamento e mezzo, due avvitamenti. Il piccolo saltellino, ma lo camuffa veramente nel migliore dei modi. Ora un lato corto, un salto teso avanti con un avvitamento e mezzo, è subito nella parte non acrobatica al suolo. Prende un bel respiro prima di eseguire questo endo a gambe unite, cioè un rotolamento seguito da una verticale di forza con le gambe unite. Bravissimo, bella la linea. E adesso lo stesso movimento eseguito però a gambe divaricate. Ricordiamo che questo elemento deve essere eseguito di forza e la verticale deve essere fermata 2 secondi. E lui lo ha fatto perfettamente. È di nuovo all'angolo pronto per una nuova diagonale acrobatica. Rondata, 2 avvitamenti e mezzo, salto teso con un avvitamento, un piccolo spostamento del piede destro, ma siamo veramente in un esercizio che sta sfiorando la perfezione. Ultima diagonale per Nicola, rondata, salto teso con 3 avvitamenti, stoppato in maniera incredibile, esulta e va bene, il box esplode. Che esercizio! Grandissimo esercizio di Nicola Bartolini, apre veramente alla grande questa gara per la Pro Patria Bustese. Immagina, con 3.000 persone qui dentro sarebbe venuto giù il soffitto probabilmente, quindi meglio che non ci sono, no scherzo. Non vediamo l'ora di avere di nuovo i nostri appassionati di ginnastica nei palazzetti con noi. I ragazzi e le ragazze sentono fortissimo la mancanza del loro pubblico, dei loro appassionati. Guardate la gioia del clan di Busto Arsizio. Ieri
si sono qualificati con il secondo punteggio loro che partivano da vincitori della regular season e pronosticati come probabili vincitori dello scudetto di quest'anno, invece ieri se la sono vista brutta, un po' di distrazioni di troppo. Emma Grisetti per il Centro Sport Bollate in questa prima sfida al volteggio femminile. Forza Emma, il Centro Sport Bollate ha bisogno di partire in questa seconda manche con un altro atteggiamento, più grinta, forza! Rincorsa, rondata flick, salto teso con un avvitamento, bellissimo! Bellissimo, solo un piccolo saltello ma una linea perfetta. Il sorriso di Emma Grisetti la dice lunga su quell'inizio, su questo inizio di seconda manche, una prima manche troppo sofferta dalle ragazze di Bollate, non devono temere la competizione perché sono veramente delle atlete straordinarie e meritano questa finale che si sono guadagnate ieri a discapito della Giglio di Montevarchi. Sì, ieri la semifinale nella quale non sono riusciti a strappare il pass la Ginica Giglio, la World Sporting Academy, la Juventus Nova Melzo per quanto riguarda la femminile, la Ginnastica Salerno, l'Ares e la Corpo Libero Gymnastic Team per la maschile. Punteggio mostro intanto per Nicola Bartolini, 15.100, perso solamente 8 decimi come penalità e una nota di 5.9. Il discorso Nicola qui comincia a farsi davvero interessante. Così, torniamo. Come interessante? Il quadrato del corpo libero di nuovo perché c'è Tommaso Brugnami, inizia il suo esercizio per la giovanile Ancona. Giovanissimo ginnasta d'Ancona ma un talento acrobatico anche lui, salto teso con un avvitamento, salto teso con due, perfettamente controllato. La gioventù, rondata, flick, doppio raccolto, saltellino indietro ma anche qui ha gestito bene il piccolo sbilanciamento. Ora una spaccata sagittale, poi riunisce le gambe e di forza si solleva ad una squadra massima, qui le gambe devono essere perpendicolari al suolo e poi da lì una verticale di impostazione. Molto bene anche questa parte, Tommaso è stato protagonista anche della Final Six dello scorso anno con esercizi davvero di alto livello e sempre delle ottime esecuzioni, è un talento per il futuro ma già un bel ginnasta per il presente. E ancora una diagonale per lui, due avvitamenti e mezzo, salto teso con mezzo giro, anche lui stoppa tutto. Rondata, salto teso con due avvitamenti, qui invece si lascia andare un piccolo saltello, bisogno di raccogliere le ultime energie, sentite come lo acclamano i suoi compagni dal box. Forza Tommaso, ultima diagonale per lui, rondata, 1-2 e triplo avvitamento, arriva un pochino scarso, un bel passo, ci sarà una penalità di buon livello ma davvero un buon esercizio, chiaramente mi viene da dire che quello di Nicola è sicuramente più sostanzioso ma qui siamo anche ad altissimo livello. Certo, non a caso, l'abbiamo ricordato prima, la medaglia di bronzo di Nicola all'Europeo, parliamo di un ginnasta di caratura internazionale, assolutamente. I replay dell'esercizio di Tommaso al corpo libero, sì, prima di tornare alla sfida al volteggio femminile. Sì, dove attendiamo che la giuria chiami Giulia Cotroneo di Civitavecchia. La ginnastica Civitavecchia ha svolto una bellissima gara di qualificazione anche ieri dopo una regular season eccellente e oggi ce la sta mettendo davvero tutta. Giulia Cotroneo pronta al suo salto al volteggio, rincorsa per lei, esalto, rondata, flick, salto teso con un avvitamento, bellissimo anche questo, quasi stoppato, solo un piccolo saltellino, abbiamo visto si è avvicinata un pochino alla zona, quella più scura del tappeto, qualora un piede dovesse finire in quella zona proibita il ginnasta o la ginnasta riceverebbe una penalità, ma siccome il giudice di linea ha detto proprio a verificare questo posizionamento dei piedi non ha sollevato la bandierina, come si vede benissimo da questo replay la ginnasta non è uscita. Buon per lei. Il punteggio da battere è il 13.650 di Emma Grisetti del Centro Sport Bollate. E senza fiato siamo di nuovo pronti per tornare al corpo libero dove a chiudere questo terzetto di campioni ci sarà un ginnasta che dal punto di vista acrobatico non ha nulla da invidiare a chi lo ha preceduto. Matteo Levantesi per la Virtus Pasqualetti. Per vincere questa sfida il punteggio da battere, lo ricordiamo, è il 15.100 di Nicola Bartolini. Sarà difficile ma può farcela, salto teso, doppio raccolto. Attenzione, un arrivo davvero insidioso, controllato bene con un saltello. Giudice di linea solleva la bandierina, probabilmente nel passo un piede è uscito fuori. Un avvitamento seguito da due avvitamenti, valore C più valore D, quindi avrà anche un decimo da buono per il collegamento di questi due salti.
terza diagonale, due avvitamenti e mezzo indietro, salto teso con mezzo avvitamento avanti, anche qui un valore D più un valore B, quindi un decimo di è buono. Una fase coreografica per spostarsi e raggiungere il suolo dei mulinelli russi, tre mulinelli, valore C, un elemento si chiama Fedorchenko, e da qui, dalla divaricata, sale lentamente alla croce verticale, anche questo è un elemento di valore C, benissimo questa esecuzione. Matteo, si qui stai seguendo una gara eccezionale, nella prima mancia ha chiuso la prima mancia con una sbarra veramente spettacolare, sta cominciando bene anche con questo corpo libero, triplo avvitamento di finale, non perfettamente controllato l'arrivo, ma chiude veramente un grande terzetto d'esercizi. E con il gioco delle carte scopriremo fra poco chi si porterà a casa questa prima sfida. Per la femminile, invece, manca un ultimo salto, ma d'eccezione, quello di Asia D'Amato per la Brixia di Brescia, chiuderà lei questo terzetto. Parliamo di una delle fate della nazionale azzurra di ginnastica artistica che al Mondiale di Stoccarda 2019 non solo ha vinto la medaglia di bronzo, ma ha conquistato anche la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Quindi anche qui parliamo veramente di una ginnasta di caratura internazionale. Assolutamente sì, è uno dei migliori volteggi, rimanendo in tema di quello che sarà l'attrezzo che affronterà adesso, uno dei migliori volteggi italiani. Intanto vediamo i ragazzi che si riposano, si rilassano e si concentrano per gli esercizi successivi. Qui Giulia Cotroneo che sorride sotto le mascherine e Asia è pronta, un sorriso pieno di concentrazione. Fate lo sguardo attento dell'atleta che guarda la pedana e la affronta senza paura. Rondata flick, salto teso con due avvitamenti, incredibile, bellissimo salto, c'è tutto, c'è ampiezza, c'è tenuta, c'è controllo dell'arrivo e qui stacca il pass per i tre punti. Giulia Cotroneo aveva ottenuto 13,5,50 con il suo salto al volteggio. Vedremo questo salto di Asia D'Amato. Questo intanto è un salto dalla nota D decisamente superiore, perché vedete nella seconda fase di salto il corpo, oltre al salto teso indietro, esegue due avvitamenti. Pertanto ha una nota D, quindi il punteggio di partenza, decisamente superiore. Giorgia, che dire, ecco, ci siamo alle carte. Eccole qui, prima sfida maschile. Se la porta a casa Nicola Bartolini, 3 punti per la Propatria Bustese, 2 punti per la giovanile Ancona, un solo punto invece per la Virtus Pasqualetti. Sì, perché il punteggio di Matteo Levantesi è 13,6, pagato un po' degli arrivi non troppo precisi e quindi il giovane Tommaso Brugnani ha fatto il colpaccio sul suo compagno di regione anche. 3 punti i primi. 3 punti di questa seconda manche, certo, per la Propatria Bustese. Fra qualche istante vedremo anche il gioco delle carte per la prima sfida a cui abbiamo assistito invece per la gara femminile. Intanto do il benvenuto, anzi un secondo, vediamo questa sfida. Gioco delle carte, se la porta a casa Asia D'Amato, 3 punti per la Brixia, 2 punti per il centro Sport Bollate, 1 punto invece per la ginnastica Civitavecchia. Sarà sicuramente felice l'ospite che abbiamo qui con noi, Vanessa Ferrari, buonasera. Buonasera, ciao a tutti, felicissima per Asia. Io mi sembra quasi superfluo presentare una campionessa come Anche perché se Vanessa dovessimo Ferrari, leggere il suo curriculum ci finiremo probabilmente domani. L'ultima, la medaglia, quella proprio all'Europeo di Basilea, sei tornata alla grande, Vanessa. Sì, diciamo che è stato un bel risultato, soprattutto perché non sapevo nemmeno se sarei riuscita a partire, perché a 3 settimane dalla partenza sono stata ferma 2 settimane a casa a causa Covid, di cui 10 giorni con sintomi, quindi quando sono rientrata mi sono sentita un po', ho detto riuscirò a partire o meno, infatti gli ultimi giorni poi a casa cercavo di fare il più possibile per non perdere troppo la forma, anche se è stato comunque un po' inevitabile. Sono riuscita a partire e sicuramente io da me stessa pretendevo di più, perché sapevo di poter fare meglio, però va benissimo così, vista la situazione, visto tutto e visto che erano tantissimi anni che comunque non riuscivo a partecipare a un europeo, e tornare a gareggiare a questi livelli e portare a casa una medaglia
mi ha fatto super piacere. Vanessa, l'obiettivo, il sogno, e ce l'hai qui in testa fisso, lo sappiamo tutti, okay. Sono i Giochi Olimpici. Sì, sicuramente, io spero di riuscire a finire bene il mio percorso da individualista, ma di continuare al meglio anche sui quattro attrezzi e essere pronta su tutti i fronti, perché come ho sempre detto voglio arrivare lì pronta, stando bene fisicamente, potendomi giocare tutte le carte disponibili, e quindi se fosse necessario entrare in squadra lo vorrei fare, chiaramente. Ma hai mai pensato a smettere, o per te la ginnastica insomma ha una fine molto molto lontana ancora? No, beh, io quando mi sono rotta il tendine d'Achille mi ha messo veramente KO, perché non sapevo se sarei riuscita a tornare. Sono stata lontano dalla palestra per tantissimo tempo, non ero mai stata così distante senza allenarmi, e poi sono rientrata e diciamo che lo stimolo di ricominciare me l'hanno dato loro, Giorgia, Asia, Alice, un po' tutto il gruppo, che vederle allenarsi mi ha fatto tornare voglia di riprovarci, per non aver rimpianti in futuro e per non dire non ci ho provato ancora una volta. E fai benissimo. Ha compiuto 30 anni Vanessa Ferrari ed è veramente una grande, grande campionessa che noi ringraziamo per essere stata nostra ospite. Grazie. Grazie Vanessa. Grazie a voi. Ciao. Vanessa, ginnasta della nostra nazionale, dell'esercito italiano, difende i colori della Brixia e quindi la lasciamo fare il tifo per le sue compagne di squadra. Nel frattempo avete visto in sovraimpressione la classifica parziale dopo questa ulteriore rotazione. Per la femminile 19 punti per Brixia, 14 punti per Civitavecchia, 9 punti invece per il Centro Sport Bollate. La classifica parziale della maschile vede in testa la Propatria Bustese con 18 punti, 13 punti Virtus Pasqualetti, 11 punti Giovanile Ancona. E quest'ultima rotazione ha visto un leggero allungo delle due capoliste. Propatria Bustese e Brixia hanno dato un colpo in avanti, vediamo se sarà quello determinante, ma la gara è ancora davvero lunga. E nella prossima rotazione vedremo per la maschile al cavallo con maniglie Ludovico Dalli, Propatria Bustese, Lai Giannini, Giovanile Ancona e Paolo Principi della Virtus Pasqualetti di Macerata, mentre per le ragazze alle parallele Giada Grisetti, Manila Esposito e Giorgia Villa. Ma siamo subito pronti con l'esercizio di Ludo e Dalli. Ludo e Dalli che sale al cavallo con maniglie aviere dell'aeronautica militare, difende i colori della Propatria Bustese, qualificato ai Giochi Olimpici di Tokyo, uno dei ginnasti di punta della nazionale italiana. Ieri qualche difficoltà al cavallo, non il suo migliore esercizio, oggi sarà ancora più determinato. Forbice con mezzo giro e trasporto. Una serie flop, quindi una combinazione di due mulinelli su una maniglia e mezzo russo. Uno stokely per tornare sulle maniglie, un mulinello su una maniglia, scende sulla groppa, un terzo trasporto dietro, un tomfei e un vugugnan, perde un pochino il ritmo ma lo recupera davvero bene. Un rot, quindi un trasporto tre terzi con un russo, ancora mulinelli russi, due stavolta, e si appresta all'uscita. Attenzione, c'è stata un'esitazione davvero strana per il ginnasta di livello di Ludovico Dalli, gli potrebbe costare anche il riconoscimento dell'uscita, ma questo è un fatto che deciderà la giuria. Vedete che Ludovico sta ragionando se ripetere o meno l'uscita, perché l'uscita del cavallo è l'unica uscita che si può ripetere nella ginnastica maschile, ma no, invece stava solamente pensando probabilmente a questo errore. Recupera le sue ciabatte, il suo magnesio, perché rispetto alle gare di qualche anno fa adesso i ginnasti hanno un magnesio personale proprio per misure e normative anti-Covid, e torna un po' sconsolato al suo box. Qui un fantastico replay del Vugugnan, vedete due rotazioni di mulinello russo per un trasporto da una parte all'altra del cavallo, che noi diciamo in gergo tre terzi. Ecco l'uscita, lui urta contro il cavallo, si arresta il movimento e poi sale usando un po' la forza. Ecco, questo errore può portare persino al non riconoscimento dell'elemento, però qui insomma ci sono dei giudici che sono sei, nello specifico due addetti a valutare cosa fa il ginnasta, quindi a valutare la difficoltà dell'esercizio, la nota D, e quattro valutano invece le penalità, quindi come viene eseguito l'esercizio. Di questi quattro giudici vengono scartati la penalità più alta, la penalità più bassa, si fa la media delle due penalità centrali, così si determina il punteggio finale.
Ci spostiamo alle parallele asimmetriche femminili. Giada Grisetti per il Centro Sport Bollate apre questa sfida. Ieri ci ha promesso un upgrade dell'esercizio, ieri aveva già fatto un esercizio straordinario. Vediamo oggi, Stalder unito, giro di pianta a Shaposnikova e Tarzan. Benissimo fin qui, Stalder con un giro, Stalder alla verticale, fantastica. Capovolta, staccata, arriva allo staggio alto e di nuovo in verticale. Tre volte a Cacio, molto bene Giada. Ci vuole, ci vuole. Stalder con mezzo giro e subito Endo collegato all'uscita in doppio raccolto avanti. Bravissima, ci voleva iniezione di fiducia per il Centro Sport Bollate. Sue compagne in piedi, Nicole Minotti è quella che dà più carica al gruppo. Una leader in quanto a tifo. Guardiamo, guardiamo questi replay fantastici. Giorgia, questo era lo Shaposnikova, guardate, bellissimo, un'ampiezza incredibile, guarda la precisione di questo passaggio e ancora anche questo proprio sulla verticale. Giada si esprime veramente in maniera fantastica alla parallela, le sue lunghe leve la rendono ancora più elegante e i movimenti ancora più armonici. Questa è l'uscita, peccato per questo salto, anche ieri è stata un po' colta di sorpresa dal tappeto che l'ha costretta a un paio di passi, oggi se l'è cavata un po' meglio ma ancora perde qualcosa lì. Ecco il punteggio di Ludovico Edaglia al cavallo con maniglie, 13.400, non è pienamente soddisfatto il ginnasta che con i giochi di Tokyo parteciperà alla sua seconda Olimpiade dopo quella di Rio 2016. Sì, l'uscita è stata riconosciuta e il bacetto forse era anche mandato un po' alla giuria che insomma è stata clemente, però chiaramente il punteggio è al di sotto delle sue capacità. Ludo è in preparazione per Olimpiade, diciamolo. Secondo ginnasta nella sfida a cavallo con maniglie, Lai Giannini, Giovannini Ancona. Odio e amore per questo attrezzo per Lai, parte molto bene con una forbice con trasporto, ora è sulla groppa, un trasporto un terzo dietro, Tom Fei bene in questa parte. Nuovo inserimento per lui, una camminata tre terzi passando sopra le maniglie e una camminata all'indietro tre terzi invece passando prima su una e poi sull'altra. Parte con un mulinello in Thomas per eseguire un trasporto laterale, chiude di nuovo le gambe e torna in un mulinello normale, sale sulla maniglia dallo Stokely alla verticale con tre terzi di trasporto, uscita di valore D, un grande esercizio per Lai, come nota di partenza è sicuramente simile a quella di Ludo, forse qualcosina in meno, ma ha fatto davvero un esercizio molto molto pulito, bravissimo Lai. Qui un replay del trasporto avanti tre terzi e la camminata indietro. E questa è la parte in Thomas, migliorabile l'ampiezza ma sicuramente solido il lavoro. Ecco l'uscita dalla maniglia, questo movimento è uno Stokely alla verticale, poi lo spostamento e l'uscita finale con l'arrivo stoppato e l'esultanza di Lai, meritata. Un buon punteggio, un buon esercizio per la Giannini in attesa del suo punteggio, il ginnasta che ha partecipato ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires. 13.350 invece il punteggio di Giada Grisetti che abbiamo visto aprire la sfida alle parallele asimmetriche, quindi quello il punteggio al momento da battere per Manila Esposito della ginnastica Civitavecchia. Altra fantastica interprete di questo attrezzo, Stalder con un giro di una volta e Kachov di varicata. Tip alla verticale, si avvicina all'allenatore per motivi di sicurezza, questo è consentito, chiaramente non deve toccare o aiutare la ginnasta ma deve essere pronto in caso di evenienza. Uno Shaposnikova per tornare allo staggio alto e un pacco avvitato, no, peccato, peccato, questo è un elemento molto complesso, evidentemente nella fase di presa dello staggio il paracallo e le mani non hanno saputo mantenere la presa al meglio e nel momento in cui il corpo è passato sotto le mani hanno ceduto. Ricordiamolo Andrea, si può sempre risalire sugli assolutamente attrezzi. Sì, dopo la caduta i ginnasti hanno 30 secondi di tempo per rimettere il magnesio, parlare chiaramente con l'allenatore per avere spiegazioni, essere tranquillizzati, capire da dove ripartire all'interno dell'esercizio. Ha preparato nuovamente lo staggio con un pochino d'acqua e riparte da dove aveva lasciato. Kip alla verticale, giro di pianta, Shaposnikova con mezzo giro, è di nuovo in verticale allo staggio alto, gran volta di petto con mezzo giro e in cubitale, gran volta cubitale con mezzo giro, si sposta verso il centro dello staggio per avere più elasticità e uscire in doppio carpio. Bel saltello in avanti, peccato per la caduta, davvero non ci voleva, fino a quel punto l'esercizio era stato davvero davvero bene eseguito, chissà qual è stato l'errore, vediamo se magari in uno dei nostri fantastici replay riusciamo a capirlo. Eccolo l'elemento, visto la mano sinistra non impugna minimamente lo staggio, rimane solamente il pollice sullo staggio e quando serve il grip del paracallo non c'è più e l'energia è troppa e ti tira
inesorabilmente al suolo. E in una sfida così serrata è importante non sbagliare. Assolutamente sì, con questa caduta non riuscirà a superare l'esercizio della Grisetti, che invece è stato un ottimo esercizio, e quindi si mette già dietro la prima concorrente. E poi a salire ci dovrebbe essere un'altra grande specialista. Una ragazza così. 13.050 il punteggio di Lai Giannini, che non fa meglio del cavallo di Ludovico Edalli. 13.400 il punteggio di Ludovico Edalli, quello è il punteggio da battere per Paolo Principi, aviere dell'aeronautica militare, consigliere federale in quota atleti. Inizia il suo esercizio per il capitano, la Virtus. Capitano mi ha detto oggi che fa all-in a cavallo, quindi vediamo. Sale alla verticale e Busnari, elemento che prende il nome dal nostro Alberto Busnari, che salutiamo, grandissimo cavallista. Camminata avanti Maghiar senza salire sulle maniglie, e si va, vale allo stesso valore sia che si salga che non si salga sulle maniglie. Bene ancora questa fase di trasporto, piccolo sbilanciamento, ma l'ha recuperato alla grande questo Fedorchenko, quindi tre mugnelli russi, sale sulla maniglia Stokli e uscita molto bene capitano, molto bene Paolo. Andrei Kaspeski applaude soddisfatto dell'esercizio del ginnasta di grande classe, grande esperienza, davvero soddisfatto l'avvocato Paolo Principi, ricordiamo, è anche un ragazzo insomma che ha portato avanti degli studi di un certo livello. Qui si apprezza benissimo la fase d'uscita, ecco, sì. Questo invece è il trasporto avanti senza passare sulle maniglie, e questa è la fase finale dell'uscita. Davvero emozionanti questi slow motion, questi dettagli incredibili che poi si perdono dal vivo. Classe 1989, Paolo Principi, quindi grande esperienza. Il punteggio di Manila Esposito, 12.150. Era abbastanza scontato, sarebbe stato un punteggio non elevatissimo. E adesso Giorgia Villa parte con meno pressione. Il punteggio da battere resta sempre il 13.350 di Giada Grisetti. Kachov ampissimo, collegato a un pack, collegato a un giro di pianta Shaposnikova, e ancora subito un pack avvitato, lo stesso elemento che Manila ha sbagliato nell'esercizio precedente. Giro di pianta Shaposnikova con mezzo giro, si fa veramente fatica a star dietro all'esercizio di Giorgia, per quanto è dinamico. Gran volta con mezzo giro e gran volta cubitale con un giro, ancora gran volta cubitale con mezzo giro, recupera il centro dello staggio, si appresta all'uscita, una gran volta e Tsukara è stoppato. E che esercizio Giorgia Villa, ragazzi, che esercizio incredibile, senza una sosta, senza una sbavatura, fantastico. Non a caso anche Giorgia Villa, punta di diamante della nazionale delle fate della ginnastica artistica, anche lei protagonista ai recentissimi europei individuali di Basilea, con ottimi piazzamenti, a dimostrazione che la nazionale italiana, sia maschile che femminile, continua a crescere, continua a dare soddisfazioni, che non sono soltanto le medaglie, che sono anche arrivate comunque in Svizzera, ma dimostra di poter competere a grandi livelli internazionali. Gioco delle carte, vediamo questa seconda sfida. Se la porta a casa Ludovico Edalli, 3 punti per la Propatria Bustese. Paolo Principi fa meglio di Lai Giannini e quindi porta in cascina per la Virtus Pasqualetti 2 punti, un solo punto speciale invece per la giovanile Ancona. Punti importanti questi, perché Busto Arsizio fa ancora un passo in avanti e aumenta il distacco rispetto alle inseguitrici. Intanto Nicola Bartolini manda messaggi alle sue fans, probabilmente ne ha tante, quindi insomma è un lavoro impegnativo. Eccolo il punteggio di Paolo. 13.300, e per un decimo non è bastato per superare Ludovico Edalli, che si complimenta con il commilitone e compagni di arma di riferimento, l'aeronautica militare. Anche Giorgia Villa fa parte del gruppo sportivo invece delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che accoglie tante delle ginnaste e dei ginnasti che fanno parte della nazionale italiana di ginnastica artistica, sì. E da loro un sostegno importante, come anche l'aeronautica, come anche l'esercito italiano. Prima abbiamo avuto proprio ospite Vanessa Ferrari, che ne fa parte. Tanto attesa. Chiara Vincenzi attende il suo turno nelle prossime rotazioni. Giorgia ci manda un bacio che ci prendiamo con soddisfazione. Credo che non è questa la carta giusta, perché dobbiamo aspettare, esatto, il punteggio invece alle parallele asimmetriche che abbiamo appena visto. E sicuramente che l'esecuzione di Giorgia Villa lascia poche opzioni rispetto a quello di una vittoria
sì, della Brixia su questa bisogna più che altro forse per questa sfida capire chi invece si è preso i due punti e sì, il solo punto. Il punteggio di Giorgio è 14 e 700. Eh sì, è chiaramente un punteggio di altissimo livello, anche se credo che l'esercizio di Manila con la caduta non possa competere neppure con quello di Giada Grisetti, che aveva eseguito un esercizio veramente meraviglioso, elegante e senza grandi sbavature. Chiaramente quello di Giorgia Villa ha anche una nota di partenza superiore. Intanto Giorgia, mi permetto, do il parziale della classifica maschile. Pro Patria Bustese 21 punti, 15 punti la Virtus Pasqualetti e 12 punti la giovanile Ancona, che sta rimontando sulla Virtus di Pasqualetti mentre Busto si allontana. Classifica femminile 22 punti Brixia, 15 Ginnastica Civitavecchia, 11 Centro Sport Bollate. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo in diretta. Torniamo in diretta con la Final Six di ginnastica artistica. Prossime due sfide agli anelli maschili: Ares Federici, Tommaso Sciocchetti, Matteo Levantesi. Per le ragazze ci sposteremo, vedremo ancora la seconda sfida che concluderà le sfide proprio alle parallele asimmetriche: Letizia Saronni, Giulia Bencini, Alice D'Amato. Eh sì, due trielli di ottima fattura. La gara sta prendendo una piega in cui le capoliste stanno cercando di dare lo strappo finale. Ares Federici pronto a essere issato sul castello degli anelli e a iniziare questo terzetto di sfida. Ieri in semifinale ha testato un nuovo esercizio con la rondine, lui che non è propriamente un anellista, è molto più un acrobata e un generalista. Vediamo se oggi ripeterà o andrà di strategia. Keep squadra, elemento di slancio forza, eccola, rondine. Buona. Sicuramente qualche penalità per la posizione, ma valida. E uno slancio appoggio croce. Anche qui ginnasta è giovane, sta facendo un lavoro sulla forza che richiede tempo. Uno slancio appoggio verticale di dorso. Jonasson e uno Yamabaki. Seguito da uno slancio appoggio e squadra. Ianelli attrezzo di maturità, serve una forza anche matura, quindi ci vuole tempo per raggiungere livelli elevati. Gran volta di petto, si presta all'uscita, una gran volta di passaggio e doppio con doppio. Attenzione, l'arrivo non perfetto, ma buon esercizio. Nicola esulta, abbracciato a un pupazzone di tigro, forse la mascotte di Pro Patria Bustese. Bene, bene, per loro una buona salita. In questa sfida agli anelli mancano due grandi specialisti, i più grandi specialisti italiani attualmente, Marco Lodadio e Salvatore Maresca, che abbiamo visto nella semifinale di ieri. Salvatore con la ginnastica Salerno non sono riusciti a strappare poi il pass per la finale, medaglia di bronzo agli europei. Ci spostiamo però subito per questa seconda e ultima, terza sfida alle parallele. Letizia Saronni, Centro Sport Bollare. Colina è subito sullo staggio alto, piantata con mezzo giro e Jäger Carpiato, che brava, subito ancora in verticale, un pack per lei. Passaggio dallo staggio alto allo staggio basso e qui uno Stalder fa un bel recupero, sembrava spacciata invece via dentro, staccata per tornare allo staggio alto. Gran volta di petto con un giro, molto bene, leggermente passata la verticale ma sicuramente buona, e un'uscita con doppio salto e mezzo giro. Ottima prestazione per Letizia, CSB ha ingranato la marcia giusta e ci voleva. Ha voglia di rifarsi e di non mollare, perché in effetti la gara è ancora lunga, non è di certo finita ed è tutto ancora aperto. Dicevamo degli anelli, Marco Lodadio già qualificato vice campione mondiale, già qualificato per i giochi olimpici, è in preparazione appunto di questa sfida fondamentale per la sua carriera agonistica e per la sua vita. È in recupero dopo un intervento alla spalla, ha sfruttato il periodo del lockdown e della sospensione, il posticipo delle Olimpiadi, proprio per sistemare un problemino alla spalla, e facciamo a lui un grande in bocca al lupo, sta tornando e sta tornando alla grande. Tommaso Sciocchetti adesso inizia per la giovanile Ancona la sfida agli anelli. Sì, Tommaso è il ginnasta più esperto della giovanissima squadra di Ancona, è già un allenatore in società, keep squadra per lui. Orizzontale divaricata, bene, tenuta molto bene per il tempo adeguato, una gran volta di petto, anche questa eseguita in maniera
corretta e una gran volta diversa. Qualche difficoltà qui, vedete l'anello che si muove un pochino troppo. Yamavaki, una doppia rotazione con il corpo raccolto e uno slancio appoggio seguito da una squadra. Una delle tante differenze fra i super anellisti e i ragazzi che comunque non sono specialisti è il fatto che gli anellisti riescono a tenere le corde quasi sempre ferme, che non è semplice. Uscita, salto teso avanti con un avvitamento, ci vuole un bel passo per fermare l'arrivo. Buon esercizio per Tommaso, che sicuramente non è uno specialista, ma in una gara di squadra così difficile si deve portare il punteggio anche negli attrezzi dove non si è il top. Il punteggio da battere agli anelli per adesso è quello di Ares Federici, 12.900. Sì, sicuramente non un punteggio da specialista, ma un punteggio di un all-rounder che fa un buon esercizio agli anelli. Primo punteggio invece alle parallele asimmetriche femminili, quello di Letizia Saronni, 12.100. La ginnasta del centro sport Bollate. Non sembrava proprio soddisfatta all'inizio, poi si è sciolta in un bellissimo sorriso. Ma siamo con Civita Vecchia. Se Giulia Bencini riuscirà a fare meglio. Staggio basso, giro di pianta Shaposnikova, pack, prosegue senza problemi in kip, giro di pianta con mezzo giro un pochino scarso, costretto a fare un bel recupero, lo fa senza grossi problemi, Stalder, giro di pianta alla verticale, questo molto preciso, Stalder staccata, sullo staggio alto, di nuovo in verticale, gran volta con mezzo giro, gran volta di dorso, Jäger, peccato, si allontana inesorabilmente dallo stadio, c'è un po' di preoccupazione, si è invertito un po' il trend. Invertito un po' il trend fra Civitavecchia e Bollate, mentre rimane costante lo squadrone Brixia con esercizi solidi di alto valore. Civitavecchia sta inanellando un po' di errori nelle ultime salite, mentre Bollate si è ripresa da un inizio di prima manche davvero, davvero difficile, con tanti errori e tante cadute. Adesso vedete come la ginnasta ha parlato con l'allenatore, ha stabilito come proseguire l'esercizio, c'è tranquillità, errore che ci può stare su una fase di salto all'attrezzo, tanto alla parallela quanto alla sbarra maschile. Forse, ecco, lo ripete, no, invece no, gran volta con un giro e si appresta all'uscita in salto teso, semplice, aveva già commesso un errore, non era il caso, non era il caso di rischiare. Deve battere 12.100, se non ricordo male, di Letizia, sì. Saronni, sarà difficile farlo con una caduta, ma può darsi che il valore dell'esercizio glielo consenta. Ecco lo slow motion, era dove aveva perso un po' la tenuta sul giro di pianta col mezzo giro, e questa è l'uscita, semplice il salto teso per una ginnasta di questo livello, ma abbiamo detto c'è tanta strategia in questo tipo di competizione, perché bisogna fare attenzione. Il punteggio di Tommaso Sciocchetti agli anelli, 12.500. Resta da battere quello però di Ares Federici, ci proverà Matteo Levantesi, che per la Virtus Pasqualetti, che sia ieri che oggi è davvero in una forma smagliante. Vediamo gli anelli, anche lui non è uno specialista di questo attrezzo, ma per battere il punteggio di Ares non serve un super specialista agli anelli, serve un ottimo esercizio, fin qui va bene. Discesa di dorso, Yamavaki, slancio appoggio orizzontale di varicata, piccolo movimento all'altezza delle anche che sarà penalizzato dalla giuria, verticale, Jonasson, gran volta di dorso, ecco questo è un grosso problema adesso perché deve gestire questa forte oscillazione delle corde, gran volta di passaggio, doppio teso avvitato, fortunatamente ha grandi capacità acrobatiche Matteo Levantesi e porta a casa comunque un esercizio valido. Intanto passa a salutarci Nicola Bartolini in postazione, diciamo che fin qui sta facendo un'ottima prestazione, si è preso un attimo di pausa per venirci a salutare, ci ha fatto piacere. Contento anche Matteo Levantesi del suo esercizio. Invece ci sono delle facce meno, un po' meno. Giulia Bencini 11.200. Civitavecchia deve ingranare un'altra marcia, perché poi adesso la sfida alle parallele la chiude Alice D'Amato della Brixia, quinto posto proprio alle parallele, agli ultimi europei di Basilea. Giro di pianta, Shaposnikova. Kachov, molto bene. Stalder, Kachov unito, bellissimo. Di nuovo allo staggio basso. Giro di pianta, Shaposnikova con mezzo giro. Questo è un esercizio davvero, davvero incredibile. Pieno di dinamismo e fluidità.
volta con mezzo giro in cubitale, per la volta cubitale, flette un pochino le gambe, un errore strano, un'imprecisione strana, per la volta cubitale con un giro e collega l'uscita in doppio salto raccolto avanti, saltellino, bellissimo questo esercizio, degno dell'esercizio che è la preceduta della sua società, quindi di Giorgia Villa, due esercizi davvero imbattibili in questo tipo di competizione a livello nazionale. Assolutamente, vi dicevo, quinto posto per Alice D'Amato nella finale di specialità dell'Europeo, quarto posto per Giorgia Villa nella medesima finale di specialità, questo per farvi capire il livello di queste ginnaste. È chiaro che le altre società, quando sanno che poi a salire ci sono la quarta e la quinta di una finale europea, hanno un po' di pressione e quindi sono costrette a dare il 200%, e quindi poi ci può stare anche l'errore, la caduta, perché chiaramente loro devono giocare all'attacco al 100%. Ecco le carte. Anelli se la porta a casa, Ares Federici, 3 punti per la Pro Patria Bustese, 2 punti per la Virtus Pasqualetti, un solo punto invece per la Giovanile Ancona. Ludovico festeggia con quello che era stato il loro gesto simbolico d'apertura lo scorso anno. 12.850 nel dettaglio il punteggio di Levantesi. Buono, ma non è stato abbastanza sufficiente per soli 5 centesimi, 12.9 per Ares, 12.850, mentre aspettiamo il punteggio che penso sarà un punteggione della Alice D'Amato. Ecco Marco Campodonico che guida queste ragazze oramai da tanti anni in collaborazione con i tanti tecnici dell'Accademia di Brixia di Brescia. Marco è un tecnico di valore assoluto. Purtroppo anche lui ha dovuto perdere qualche gara durante quest'anno e siamo felici di rivederlo sul campo gara oggi. Alice D'Amato attende il suo punteggio, vedete passare una che sembra uguale perché in effetti lo è, la sua gemella Asia, entrambe fanno parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, entrambe difendono i colori della Brixia e la maglia azzurra in campo internazionale. È una bella storia, come tante ce ne sono di ginnaste e ginnasti sia nell'artistica che nella ginnastica ritmica che hanno sorelle ma addirittura gemelle che praticano lo stesso sport. Assolutamente sì. Eccola qui, sfida alle parallele femminili, se la giudica Alice D'Amato, altri 3 punti per Brixia, 2 punti per il centro sport Bollate, un solo punto per la ginnastica Civitavecchia che sta accusando il colpo, lo abbiamo detto, 14.750 è il punteggio che ha permesso ad Alice D'Amato di portarsi a casa questa sfida. È difficile attaccare un punteggio così elevato per le altre, la battaglia tende a farsi per il secondo e il terzo posto. 24 punti Pro Patria Bustese, 17 Virtus Pasqualetti, 13 punti Giovanile Ancona, la Pro Patria allunga sempre di più. Mancano 3 attrezzi, mancano 3 rotazioni, volteggio parallele e sbarra per la maschile. E allunga anche la Brixia, 25 punti, 16 punti per la ginnastica Civitavecchia, 13 punti per il centro sport Bollate che si avvicina sempre di più al secondo posto. Torniamo in diretta dal Pala Vesuvio di Napoli dove si sta disputando la Final Six, scudetto di ginnastica artistica. Una gara davvero avvincente che ci proporrà adesso 2 trielli al volteggio maschile. Ares Federici contro Lorenzo Casali e ancora Andrea Cingolani. Alla trave femminile, Nicola Minotti contro Chiara Vincenzi contro Angela Andreoli, rispettivamente centro sport Bollate, ginnastica Civitavecchia e Brixia di Brescia. Ci aspettano 6 esercizi di grande valore, a cominciare da questo salto al volteggio di questo ragazzo che è uno specialista di questa disciplina e di questo attrezzo. È in grado di eseguire una moltitudine di salti, tutti di altissimo valore. Vediamo cosa avrà scelto insieme a Stefano Rossini, il suo coach. C'è anche tanta strategia adesso. Ah, attenzione, ha provato il triplo avvitamento, un salto difficilissimo. È mancato un po' di energia, un po' d'ampiezza. Il salto non è stato ben completato. Speriamo le caviglie non ne abbiano risentito. Eccolo qui, vediamo. 1, 2 e 3. Vedete che arriva ancora, in realtà sono 2 e 3 quarti. Arriva con la fronte alla giuria. Vedete, ecco, l'avvitamento non è completato, quindi ci sarà una caduta. Probabilmente anche l'uscita dalla zona consentita della tappetatura, ma il salto è davvero di grandissimo livello e grandissima difficoltà. Si prepara per salire sulla trave ed aprire questo triello di sfida Nicola Minotti per il centro sport Bollate, grande ripresa per il club di Bollate in questa seconda manche. Sì,
invertita un po' la rotta, e vediamo se riesce a mettere pressione alla ginnastica Civitavecchia, mentre la Brixia sembra essersene un po' andata. Lasciamo il cambio con la ginnasta elegante, esplosiva, di gran carattere. Ora dovrà utilizzare tutto. Fase acrobatica, lì, salto, ferma lì, bene. Fase coreografica. Lasciamo il cambio ad anello. I salti sono davvero difficili, la ginnasta è tenuta a rovesciare il capo, avvicinandolo alla gamba posteriore, perdendo completamente il contatto visivo dalla trave, che ricordiamo è larga solo 10 cm. Bene tutta questa parte, un giro in passé, bloccato leggermente abbondante, ma non grandi penalità per lei. Fase coreografica che precede l'uscita, controlla il posizionamento della gamba destra, che va a cercare la fine dell'attrezzo per avere più rincorsa. Randata, doppio carpio, no, non ci voleva, peccato, che peccato. Nicola aveva fatto un esercizio davvero eccellente, si è sentita probabilmente non troppo ampia, ha tenuto la carpiatura fino all'ultimo e poi non è riuscita a rimanere in piedi, peccato davvero. Una fase di slow motion, dettaglio dei piedi che le ragazze utilizzano, eccola l'uscita, guardiamo, tiene fino all'ultimo, poi si trova troppo all'indietro e sul rimbalzo elastico del tappeto, che anche se attutisce ha un minimo di risposta elastica, va troppo indietro. Il punteggio al volteggio di Ares Federici 12.900. Beh sì, sicuramente la giuria ha applicato tante penalità, perché il volteggio, sebbene di alto valore, aveva alcune problematiche. Lorenzo Casali risponde per la Giovani d'Ancona. Giovane protagonista, due avvitamenti e mezzo eseguiti alla grande, un passo con il piede sinistro ad incrociare, esce dalla zona consentita, avrà una penalità di un decimo per questo, ma per il resto, come possiamo vedere anche da questo replay, è un salto eccellente, gambe leggermente flesse, ma una piccola penalità. Questa è bellissima, si vede veramente tutta la tensione muscolare, la ricerca dell'arrivo con lo sguardo, e solo il piede sinistro che esce dalla zona consentita, quindi solo un decimo, altrimenti sarebbero stati tre per l'uscita di entrambi i piedi. Intanto si aspetta il punteggio della trave di Micol Minotti, perché sarà quello da battere per Chiara Vincenzi, la prossima ginnasta che vedremo sulla trave, 12.150. E quindi occhio, vediamo se la ginnasta di Civitavecchia riuscirà a fare meglio. Attenzione. Ci si gioca il secondo posto. C'è tensione, eh? Lo sguardo sempre sorridente di Chiara Vincenzi lasciava trasparire una certa tensione, che adesso deve essere convertita in energia positiva. Così è per questa entrata difficilissima, rondata, salto teso sbizzato. Giove in passé, una ribaltata senza mani. Sembrava volesse collegare questa jambe, invece poi ci ha ripensato, è andato più sul conservativo. Si presta ancora una fase acrobatica all'indietro, flick, flick e salto, bravissimo, un piccolo sbilanciamento ma è ferma lì sulla trave. Fase coreografica, jambe in cambio e collegata una ruota senza mani, bravissima Chiara. Dovuto dare forfea ai tappi di regular season per qualche fastidio fisico, ma è tornata alla grande per aiutare le sue compagne in questa Final Six. Ora parte a contatto con l'attrezzo, richiesta dal codice. Sale nuovamente in piedi, l'esercizio volge al termine non prima di questo giro in passé ben gestito e ben eseguito. Passi indietro per raggiungere parte finale della trave e apprestarsi all'uscita, classica posizione delle ragazze quando caricano l'uscita. Due avvitamenti e mezzo, che bel esercizio Chiara Vincenzi, adesso il sorriso è pieno di gioia per un esercizio che può fare la differenza in questa corsa, perlomeno al secondo posto e poi chissà. Inquadrata la
giuria sullo sfondo dei dettagli della trave di sì. Chiara Vincenzi. Le giudici devono scrivere senza mai abbassare lo sguardo, perché altrimenti si rischia di perdere qualche elemento, e questo è difficilissimo perché ogni elemento che viene seguito deve essere stenografato attraverso tutta una serie di simboli che rappresentano quello che viene seguito. Insomma, è un compito veramente difficile e questi giudici sono fortissimi. 14.200 il punteggio al volteggio di Lorenzo Casali. Servirà adesso una prestazione eccellente da parte di Andrea Cingolani, l'aviere della Virtus Pasqualetti di Macerata, per superare il giovane ginnasta anconetano. Andrea ha tra le sue carte tantissime tipologie di salti. Ieri ha eseguito lo stesso salto che ha eseguito oggi Lorenzo Casali, ma vediamo oggi cosa ci presenta. Cercherà il tutto per tutto o andrà sul conservativo? Eccolo. 1, 2 e mezzo, stesso salto di Lorenzo Casali, rimane all'interno della zona consentita, un piccolo saltello, con il punteggio siamo lì, potrebbe fare la differenza l'uscita di pedana di Lorenzo Casali, ma vedremo, sarà la giuria a decidere. Eccolo il replay. Un po' più scomposta la seconda fase, abbiamo visto le gambe un po' flesse, ecco, vedete qui le gambe sono un po' flesse perché già alla ricerca dell'arrivo, ma chiaramente non è consentito dal punto di vista tecnico, quindi la giuria per quello applicherà una penalità. E intanto il punteggio dichiara 13.650 il punteggio di Chiara Vincenzi, che fa meglio di Nicole Minotti del Centro Sport Bollate, quindi diventa il punteggio della ginnasta di Civitavecchia quello da battere per Angela Andreoli, piccola ginnasta della Brixia di Brescia. Piccola ma grande, già entra così con un salto teso perfetto, ampio e controllato su 10 cm come se fosse un tappeto largo 2 metri. Ribaltata, salta avanti rapporto. Questa è una combinazione davvero difficile. E ora giri in accosciata. Uno. E no, attenzione! Attenzione, una brutta caduta. Sicuramente senza problemi fisici per lei, ma questo può cambiare la storia di questa, di questo triello alla trave. Vediamo se riesce a recuperare l'attenzione necessaria. Ginnasta di grande talento e anche grande carattere. Flick, flick, e salto teso e di nuovo giù. Questa è una diagonale, una linea acrobatica difficilissima. Ci poteva stare l'errore, magari non la caduta, nella speranza sicuramente dell'atleta della Brixia. Santigini, c'è ancora qualche sbilanciamento di troppo. Adesso si fa davvero ancora più stretta quella trave. Andremo lì ancora a dare tutto per tutto per terminare nel migliore dei modi questo esercizio. Si appresta alla fase di uscita, lei ha capacità acrobatiche assolutamente fuori dalla norma. Rondata su Cara, bellissimo, davvero un peccato queste due cadute, ma un esercizio irto di difficoltà. È delusissima, quasi gli occhi colmi di lacrime. Ma non deve rammaricarsi più di troppo. C'è la tensione, quando ci sono le gare di squadra, i ragazzi e le ragazze sentono la responsabilità non solo del proprio esercizio, ma dell'esito della gara di squadra. E questo fa sì che l'errore pesi il doppio. Assolutamente, però la Brixia può dire con assoluta certezza di avere il titolo in tasca, così come anche la propria Bustese. Carte per questa sfida maschile, se la porta a casa Andrea Cingolani e porta in cascina 3 punti per la Virtus Pasqualetti, 2 per la giovanile Ancona. E uno solo per Ares Federici della propria Bustese, che purtroppo... Che poco fa male però in ottica tricolore. Attendiamo il punteggio di Angela Andreoli, consolata, vedete, da, mi sembra, Martina Mazzo, una delle più esperte. Ci diceva nella prima manche l'intervistato Enrico Casella, insomma, che Martina attraversa un momento di forma strepitoso, ha fatto uno splendido europeo e davvero è una trascinatrice tutta la squadra, anche durante la fase di riscaldamento è lei che guida le compagne e ha sempre una parola di conforto per tutte, è una vera leader. E ha ragione il direttore tecnico nazionale della femminile Enrico Casella, perché Martina Maggio ha fatto un ottimo europeo a Basilea, 6° posto nel concorso generale, 5° nella finale alla trave, 4° in quella al corpo libero, che poi ha visto la medaglia di bronzo di Vanessa Ferrari inquadrata proprio dalla nostra regia. Giustamente ci è venuta a trovare prima, adesso un piccolo snack per fermare i crampi della fame. Eccola Angela Andreoli, consolata dalle sue compagne, dal suo coach, che sicuramente le spiegheranno che
per eseguire un esercizio di questa difficoltà bisogna mettercela tutta e si deve anche accettare la possibilità di un errore. Ecco le carte. Questa sfida la vince Chiara Vincenzi, 3 punti per Civitavecchia, 2 per Brixia, un solo punto invece per il Centro Sport Bollate. Il tricolore sul petto è matematico, se lo cuce proprio la società di Brescia. Eh sì, dopo questa rotazione possiamo dirlo, con 27 punti la Brixia si cuce per l'ennesima volta il tricolore sul petto, quando mancano ancora 2 rotazioni di gara hanno già la certezza matematica. Invece diventa ancora avvincente la sfida per il secondo e terzo posto. 25 punti Pro Patria Bustese, 20 punti Virtus Pasqualetti, 15 giovanile Ancona. E anche qui possiamo dire che dovrebbe esserci la certezza matematica. Ecco intanto la classifica parziale della femminile: 27 Brixia, 19 Ginnastica Civitavecchia, che allunga su Centro Sport Bollate fermo a 14 punti dopo una trave che ancora una volta non ha visto il miglior risultato. Ci prendiamo di nuovo una piccolissima pausa, torniamo tra poco in diretta. Torniamo in diretta dal Pala Vesuvio di Napoli con la Final Six di ginnastica artistica. Mancano 2 sole rotazioni, ma la Brixia di Brescia per la femminile e la Pro Patria Bustese per la maschile possono già dirsi matematicamente certe di cucirsi sul petto lo scudetto 2021. Abbiamo i campioni e le campionesse d'Italia, non sappiamo ancora invece l'esito delle sfide che seguono, perché Virtus Pasqualetti e Giovanile Ancona sono ancora in ballo, così come Civitavecchia e Bollate, quindi dovremo attendere probabilmente fino all'ultimo esercizio. Le sfide che ci aspettano sono entusiasmanti, vedremo a parallele 3 super specialisti di questa disciplina: Ludovico Edalli, Lai Giannini e Matteo Levantesi, mentre al corpo libero Nicole Minotti, Chiara Vincenzi e Asia D'Amato, anche qui 3 grandi corpi liberi. Sfide fantastiche, non perdetevene neanche una, rimanete incollati allo schermo perché vi assicuro, siamo certi che ne varrà la pena. Anche perché i 2 secondi e terzi posti sono ancora apertissimi. Ma anche solo per lo spettacolo. Ieri Ludovico Edalli, che adesso si appresta all'esercizio, ha fatto un esercizio con qualche imprecisione di troppo. Oggi mi raccontava che è rimasto anche lui sorpreso, ma che probabilmente questo piccolo errore è stato causato da un upgrade che sta provando per l'esercizio in vista delle Olimpiadi. Vediamo oggi come si esprime. Consueta entrata in capovolta su uno staggio, parte, Sibielo rimuove la pedana, Ili da uno staggio, non era precisissima la partenza, è stato bravissimo nella gestione. Un Makuz che qui sembrava leggermente fuori dall'appoggio, ma l'ha controllato alla grande. Contro Kip alla verticale, braccia qui abbastanza piegate, ci sarà una penalità perlomeno di 3 decimi. Impennata e on mal l'appoggio, bene, fluido. Peters, valore D per questo elemento del gruppo titolare, elementi in appoggio, e una Kip lunga unita di nuovo in verticale per eseguire un dietro front. Ora il Diamidov, che ieri lo aveva tratto un po' in inganno, oggi nessun problema per lui. Doppio carpio, bravo Ludovico Edalli, un ottimo esercizio. Beh, decisamente più soddisfatto rispetto all'esercizio di ieri. Si esulta, la gara è finita dal punto di vista agonistico con la loro vittoria, ma questi ragazzi non vogliono fare mai sempre bella figura, sempre bella figura. Ormai showman Nicola Bartolini nel box della Pro Patria con il suo pupazzo mascotte della squadra, già pronti a festeggiare i ragazzi di Busto Arsizio. Così come è pronta Nicole Minotti con il suo straordinario corpo libero, di un'espressività clamorosa, e adesso ce la godremo trascinati anche dalla musica sul quadrato. Coreografia di Daniela Fumagalli, anche lei un ex ginnasta della società di Bollate, che adesso collabora per quanto riguarda la coreografia sulla musica di Gerusalemme. Nicole Minotti, prima diagonale, rondata, flick, Zucchero per piatto, peccato, il piede destro va fuori dalla pedana, giudice di linea segnala con la bandiera rossa. Seconda diagonale, salta avanti il raccolto spezzato, rondata, flick, doppio raccolto, brava, gestisce bene un lieve sbilanciamento in avanti.
due giri con la gamba a 90, sempre molto elegante, lasciamo il cambio ad anello e strike, ampio, fluido e via. Terza diagonale, andata, flick, doppio carro, bravissima, stoppatissimo l'arrivo. Uno e due giri con la gamba impugnata a 180 gradi, lasciamo il cambio ad anello. Questo è un ottimo esercizio da parte di Nicole Minotti, che manda baci un po' a tutti, è proprio della sua indole questa esuberanza veramente coinvolgente. Ecco, bellissimo il replay della prima diagonale, possiamo osservare anche l'uscita di quel piede destro, peccato davvero perché la fase acrobatica era stata esaltante. 17 anni di pura energia per Nicole. Eh sì. Guardate che bello quest'arrivo in pieno controllo, era la terza diagonale dopo un esercizio lungo, irto di difficoltà. Eccola, con il suo sorriso soddisfatto al termine dell'esercizio, e qui con Giada Grisetti un abbraccio pieno di soddisfazione. È iniziata veramente in salita la gara del Centro Sport Bollate, che ha saputo rifarsi. 14.350 è il punteggio alle parallele di Ludovico Edalli, che ha aperto questa sfida, che verrà invece portata avanti dalla Giovanile Ancona, che decide di schierare Lai Giannini. Giovanile Ancona e Virtus Pasqualetti si stanno giocando il tutto per tutto per la seconda e terza posizione di questo campionato di Serie A. È pronto Lai, così come il suo allenatore Riccardo Pallotta, a rimuovere la pedana, impennata, gomma all'appoggio, verticale, benissimo. E lì sarà dura a battere Ludovico, ma Lai ha un esercizio fare invidia, contro kip con mezzo giro bellissimo e contro kip alla verticale, questa sì che è perfetta con le braccia tese, che a volta sta pennellando l'esercizio. Contro kip all'appoggio, squadra, un respiro, si contano i due secondi che occorrono e si va alla verticale. Piccolo piegamento di braccia davvero superfluo di Amidov, dietro front, colpo di petto e via l'uscita, doppio salto avanti raccolto, stoppato. Che esercizio Lai, che esercizio, attenzione perché qui ci può scappare il punteggione, Giorgia, e staremo a vedere questa gara fino all'ultimo. Veramente ci regala emozioni. E se posso dirlo, forse il livello di ginnastica si alza sempre di più, forse magari scende un po' la tensione, i ragazzi si sentono più a loro agio. Sì, questo sicuramente può essere vero, con l'andare avanti, con la prosecuzione della gara si smorza un po' la tensione, i ragazzi danno veramente tutto per tutto, aumenta la stanchezza, quindi si sente anche meno un po' la pressione. 12.750 il punteggio al corpo libero di Nicole Minotti, sorride soddisfatta, ma Chiara Vincenzi è pronta sul quadrato sempre del corpo libero per dar battaglia. Concentratissima, sa già il punteggio della sua prima contendente e via. Sarah Duke di Nathan Est, bellissima questa fase di giri con la gamba a 180, ginnasta di grande classe e espressività, via con la prima diagonale, rondata flick, doppio raccolto, molto bene. Anjabé, cambio con un giro, rondata flick, triplo avvitamento, molto bene. Piccolo passetto all'arrivo, ma l'ampiezza giusta, c'era tutto. Ancora una diagonale acrobatica, rondata flick, due avvitamenti e mezzo, salto raccolto. Anche qui ho dovuto fare un piccolo saltello per gestire l'arrivo. Lasciami il cambio ad anello.
molto bene questi salti cinici, sempre molto ampi, delle bellissime aperture. E per un'altra diagonale, ribaltata, salto teso con un avvitamento, controlla molto bene l'arrivo e può finalmente esplodere in un sorriso e nel saluto alla giuria. Chiude il suo esercizio Chiara Vincenzi. Abbiamo visto la soddisfazione, sì, il tifo del box di Civitavecchia. Beh, si stanno giocando tutto, Centro Sport Bollate e Ginnastica Civitavecchia. Eh sì, manca davvero poco per sapere l'esito finale, ma è tutto in ballo. Questa era l'ultima diagonale, controllato molto bene. Gli arrivi in avanti non sono facili da controllare. 14.550 il punteggio alle parallele di Lei Giannini. Veramente tanto, tanto soddisfatto. Un punteggione per la giovanile Ancona in questa sfida. Sì, poi avere il piacere di battere Ludovico Edalli su uno dei suoi attrezzi di punta per un giovane ginnasta è sempre... tanta roba. È sempre, sì, dà sempre grande soddisfazione. Ma ora c'è Matteo parallelista di tutto rispetto. Matteo è uno dei migliori parallelisti italiani. Vediamo oggi che esercizio presenta. Ili. Ieri ha presentato una versione ridotta. Contro kip alla verticale. E qui praticamente nessuna penalità. Gran volta di Amidov. Qui invece gli occorrono un paio di passetti per recuperare la linea. Gran volta. E Tippelt. Un piccolo arresto. Lì anche ci sarà una penalità, l'evento deve essere eseguito in maniera fluida, così come lo è questo Babsar, bellissimo. Cambio di fronte e ancora un dietro fronte. Benissimo, un di Amidov, scende in colpo di petto, uscita a doppio raccolto, saltellino indietro e qui siamo ancora ad altissimo livello. Non so proprio dire se possa essere superiore al punteggio di Lai o inferiore, siamo a quel livello. Ce lo diranno le carte. Vabbè, abbiamo le giurie e le carte, quindi siamo fortunati e insomma non dobbiamo faticare. Matteo Levantesi ha chiuso questo terzetto di sfida alle parallele pari. Guarda che bello questo replay, divarica un po' le gambe, quella è una penalità, serve ad accelerare la velocità di rotazione, ma è penalizzato, quindi la giuria se ne avvede in maniera abbastanza agevole e applica le penalità. 12.800 il punteggio invece di Chiara Vincenzi al corpo libero, di un nulla davanti a Micol Minotti, e quindi Asia D'Amato per la Brixia dovrà far meglio, ma questa è una delle sue specialità. Sì, ma l'esercizio deve essere sempre comunque fatto e la D'Amato lo sa bene, come lo sanno tutte le ginnaste e tutti i ginnasti. Forza Asia, prima diagonale, rondata, flick, doppio teso avvitato, arriva abbastanza scarsa, mi sono un po' spaventato perché l'ho vista parecchio in qua con le spalle, invece ha gestito benissimo l'arrivo. Seconda diagonale, rondata, flick, Tabak, bravissima a stoppare questo salto, è di una difficoltà incredibile perché c'è una doppia rotazione e non si vede l'arrivo. Due giri con la gamba a 180 seguita da un giro in passé, e via con i salti ginnici a jambe in cambio, e a jambe in cambio con un giro. Diagonale acrobatica per Asia, rondata, flick, doppio raccolto, molto bene, salto diciamo facile ma per lei, lo strag, molto bella questa parte coreografica che la porta all'angolo per un'altra diagonale, rondata, flick, doppio avvitamento, arriva leggermente scarsa, è costretta a fare un saltello in avanti per recuperare l'equilibrio, salto divaricato con un giro e finisce così il suo esercizio. Brava Asia, ha sporcato un po' un paio di diagonali, ma un esercizio di grande sostanza e con difficoltà veramente elevate. E adesso non ci resta altro che capire i risultati con le carte di questi ultimi due trieli di sfida, poi mancherà un'ultima rotazione, l'abbiamo detto, Brixia e Propatria Bustese campione d'Italia, ma secondo e terzo posto sia per la maschile che per la femminile, davvero c'è tutto ancora in ballo. Ne approfittiamo prima di vedere le carte per dare il benvenuto ad Aldo Castaldo, presidente della Ginnastica Campania 2000, organizzatrice di questo splendido evento. Eccolo, intanto.
intanto il risultato della sfida maschile, se la porta a casa lei Giannini. Avevi ragione Andrea, 3 punti per la giovanile Ancona, 2 per Virtus Pasqualetti. Presidente della Campania 2000 che ha organizzato questo splendido evento, numero 1 anche del Comitato Regionale Campania, al quale siamo veramente orgogliosi e senza insomma falsità a fare i complimenti per il bello spettacolo di questa Final Six. Grazie, grazie veramente dei complimenti, io sono veramente orgoglioso ed emozionato per questa bella occasione che siamo riusciti a portare a compimento a Napoli e portare una bella ginnastica, devo dire la verità, veramente di livello. La prima cosa che posso dire e mi va di fare è di ringraziare il presidente della federazione Gherardo Tecchi, che ha riproposto a noi la massima fiducia e ci ha dato la possibilità di esprimere il meglio sia nell'autunno napoletano della ginnastica e questo qui nella primavera napoletana della ginnastica, cercando di offrire i servizi e la possibilità ai ginnasti di esprimersi al meglio, grazie anche a uno staff organizzativo guidato da Marco Castaldo, da Gaverio Valentina, Stefano Lagardio, Gianni Castaldo, quindi veramente sono molto molto contento. La sfida al corpo libero se la porta a casa Chiara Vincenzi, che si toglie anche la soddisfazione di far meglio insomma di una grande ginnasta come Asia Adamato. Un peccato, dicevamo purtroppo Aldo, l'assenza di pubblico, perché con questo palcoscenico così bello in una gara così importante sarebbe stato veramente incredibile. Ma chissà, magari in futuro chissà, il pubblico tornerà presto. Speriamo che questo palazzetto possa ritornare agli eventi internazionali che abbiamo fatto a luglio 2019 con le Universiadi, dove abbiamo avuto un grande successo come ginnastica, sia artistica che ritmica, e speriamo già da luglio con gli assoluti, con la possibilità di avere un pubblico già qui, di cominciare a dare più calore a questi ginnasti durante le loro esercitazioni e i loro esercizi, quindi ce l'auguriamo tutti quanti. Chissà che cosa ci può aspettare in futuro. Beh, diciamo che il cavaliere Gherardo Tecchi sta lavorando molto in sinergia con noi, con il Comune di Napoli, eventualmente anche con l'Arus, che sopporterà la possibilità di ospitare, chissà. Lasciamo un po' di curiosità, come noi napoletani un po' scaramanti, cioè è meglio incrociare le dita e aspettare che le cose maturino. Approfitto della tua presenza perché sul palco verrà consegnato fra qualche istante a Vanessa Ferrari il premio dell'amicizia napoletana, premio che è stato consegnato anche in mattinata a Nicola Bartolini e Salvatore Maresca, i 3 medagliati del campionato europeo individuale di Basilea in Svizzera. A consegnarlo il vicepresidente della Federazione Ginnastica d'Italia Rosario Pitton, che ringraziamo perché insomma l'idea di rendere Napoli una città di ginnastica insomma è stata sua. C'è una grande sinergia tra me e Rosario Pitton, il vicepresidente, e devo dire la verità, adesso avere anche sul palco Vanessa Ferrari, medaglia di bronzo agli europei, premiata anche da Flavio De Martino, che è il commissario dell'Arus, vuol dire che qualcosa può nascere, e quindi questo auspica un qualcosa sempre di più bello. Ringrazio Aldo Castaldo di essere stato con noi. Grazie a voi e buon lavoro, siete grazie veramente mille. Bravi. Grazie. Grazie. Ci prendiamo i complimenti in diretta mentre scorrono queste belle immagini della premiazione di Vanessa Ferrari, mentre siamo pronti ad entrare poi nell'ultima rotazione di gara che deciderà il secondo e terzo posto. L'abbiamo detto, lo scudetto sul petto se lo sono cruciti Brixia e Propatria Bustese. Giorgio, diamo delle notizie importanti. L'ultima rotazione servirà per la gloria e per lo spettacolo, perché la mi sono perso la matematica, allora la classifica matematicamente ci dice che Busto vince, seconda Virtus Pasqualetti e terza Ancona, mentre nella femminile Civitavecchia ha avuto la meglio alla penultima rotazione su Bollate, e quindi adesso avremo 2 sfide in cui vedremo i ginnasti liberi dal peso della classifica, quindi saranno liberi di esprimersi e di farci vedere degli esercizi meravigliosi, e sarà spettacolo alla sbarra con Ares Federici della Propatria Bustese, con Lorenzo Casali della Giovanile Ancona e con Capitan Paolo Principi della Virtus Pasqualetti, mentre al corpo libero per
per le ragazze, Emma Grisetti per il centro sport Borlate, Manila Esposito per la ginnastica Civitavecchia e Martina Maggio per la Brixia. Martina Maggio, ricordavamo poco fa il suo ottimo piazzamento proprio nella finale al corpo libero dell'Europeo. Vanessa Ferrari le è arrivata davanti, ha vinto la medaglia di bronzo, ma veramente Martina ha disputato una finale come anche quella alla trave di ottimo, ottimo livello, e quindi ci aspetta un'ultima rotazione che sì, forse non varrà niente per la classifica perché ormai è definita e determinata in tutte e tre le sue posizioni, ma ci tutto regalerà spettacolo. Esatto, grande spettacolo e grande ginnastica a partire da Ares Federici. Ci regala il suo ultimo esercizio, quello alla sbarra, l'ultimo esercizio anche per la Propatria Bustese. Sì, ne ha fatti tanti in questi due giorni e ieri la sbarra è stato un esercizio davvero non all'altezza di Ares, che oggi avrà una voglia di riscatto incredibile. Cercherà di riscattarsi con il tricolore cucito al petto. Stefano Rossini lo guarda con attenzione, infilata con mezzo giro. Adesso un elemento di salto, prepara un Kovac. Avvitato Coleman, molto bene compagni, battono le mani sul box, ancora un Kovac raccolto un po' vicino, prosegue, costretto a piegare le braccia per proseguire. Adesso vediamo cosa ci propone uno Staldar, una leggera flessione delle gambe, non pulitissima l'esecuzione, un quast, ieri questo elemento gli era costato una caduta, oggi nessun problema per lui. Uscita, doppio teso avvitato, si conclude così la gara della Propatria Bustese, nuova campione d'Italia della ginnastica artistica maschile. Per la prima volta nella sua storia, perché la Propatria Bustese ha vinto due campionati di serie A2, ma non ha mai vinto il campionato di massima serie italiana. E sarà festa in quel di Busto Arsizio, meritata. Dopo questi replay della sbarra di Ares Federici, tra l'altro il ragazzo dalla storia incredibile, ha vissuto da solo in Giappone, giovanissimo praticamente, ha acquisito tanto della cultura giapponese e mi ha raccontato in un'intervista che non vedo l'ora di tornare lì, veramente un ragazzo giramondo che però poi è tornato in Italia e adesso si è cucito lo scudetto sul petto. Emma Grisetti per il primo esercizio al corpo libero di questa ultima sfida, ma per l'ultimo esercizio del Centro Sport Bollate. Chiuderà la gara per la sua squadra, inizia con due giri con la gamba a 90 gradi e uno stracchio. Via con la prima diagonale, rondata, doppio raccolto. Qualche difficoltà a controllare il rimbalzo della pedana, sempre molto violento su quegli arrivi. Ancora tre giri con la gamba impugnata, molto belli. E via. Rondata, flick, doppio carpio. Ah, bravissima! Era scarsa, ha piegato le gambe per controllare e ci è riuscita a pieno. La jambe cambio ad anello. E la jambe cambio con mezzo giro. L'ultima diagonale, eccola, salto avanti, raccolto smezzato, rondata e salto teso con due avvitamenti, molto bene. Brava Emma Grisetti, bene questa gara per il CSB, peccato per un inizio difficile, ma poi una gara davvero bella anche per loro. Assolutamente, combattuta fino all'ultimo, quantomeno per il secondo posto, chiusa così in bellezza con la carica dai box di Micol Minotti, autentica trascinatrice sì, di questa squadra. La vorrei sempre ad incitarmi tutti i giorni, dai dai, è veramente fantastica. Bello questo doppio avvitamento, gestito davvero bene, ecco anche lei manda baci a fine dell'esercizio e un bel sorriso, scarica tutta la tensione, tutta anche la fatica. E qui invece Ares con il suo nuovo amico, ecco il punteggio proprio di Ares, 12.600. Non un punteggio straordinario, ancora una sbarra da limare. E vediamo invece la sbarra di Lorenzo Casali. Lorenzo, anche come per il cavallo, la sbarra ha fatto dei grandissimi miglioramenti nell'ultimo periodo, che lui sta
cercando di dare la scalata alle classifiche nazionali e internazionali. Fatto un europeo straordinario, soprattutto nel concorso generale. Vediamo come chiude la sua gara. Andiamo avanti. E gran botta, molto bene. Carica, calcio teso, non è bene. Flesse le gambe nella seconda parte, poi controlla molto bene, ancora un calcio divaricato senza nessun tipo di problema, uno stalder, una volta con mezzo giro per cambiare impugnatura e fronte, una volta di dorso, infilata Adler alla verticale, una gran volta con impugnatura cubitale, poi cambia nuovamente le mani e il fronte, si appresta all'uscita, una volta di passaggio, caricamento, doppio teso, doppio avvitato, passettino, bell'esercizio, bravo Lorenzo, chiuso con onore, applaude la sua prestazione, risponde agli applausi dei compagni, deve essere giustamente soddisfatto come devono essere soddisfatti tutti i ragazzi e le ragazze che hanno dato via questa splendida finale. Hai fatto bene a sottolinearlo, Andrea, perché veramente hanno dato vita tra prima e seconda manche ad una finale bellissima, combattuta, decisa nelle ultime per la seconda e terza posizione fino all'ultimo, ma che ha regalato veramente un grande spettacolo di ginnastica. Ma non è ancora finita, ci godiamo gli ultimi esercizi, il corpo libero di Manila Esposito, sì, per la ginnastica libero. Civitavecchia, da battere il 12 200 di Emma Grisetti, con un medley della soundtrack di The Last Dance, serie televisiva sulla vita di Michael Jordan e piccola anima di Elisa Ermalmeta, sulla coreografia di Simona Tartaglia. Girina accosciata, 1, 2 e 3. Bravissima. Parte Manila, ginnasta elegante ed esplosiva. Doppio raccolto per lei, molto bene. Tre giri in passé. E due giri con la gamba flessa, con la gamba tesa a 90 gradi, seguiti da due giri in passé. Ancora una diagonale acrobatica, vai Manila, rondata, salto teso 1,5, salto teso 1 avanti, e purtroppo un piedino fuori dalla pedana, subito segnalato dal giudice di linea. Bene ancora questi salti ginnici. Ecco il cambio di musica. Ancora una diagonale per lei, andata flick, doppio avvitamento, nessun problema nella fase acrobatica così come nell'arrivo. Uno, due giri, gamba 180 e illusion collegato, molto bello. Brava Manila Esposito, ottima chiusura anche per lei, che sigilla così questo splendido secondo posto, medaglia d'argento per la ginnastica Civitavecchia. Con la diagonale combinata che l'ha portata ad uscire di pedana, davvero millimetrica, ricordiamo che la linea è consentita, quindi deve essere uscita veramente con una falange, probabilmente con l'unghia per un'unghia. 13 il punteggio di Lorenzo Casali, Lollo per tutti, abbracciato ad Ares, cioè avversari uno dopo l'altro sono saliti sulla sbarra, amici, questa è la realtà del mondo della ginnastica, sport vero, sport dove i principi dell'amicizia vengono prima della competizione agonistica. E il Prince, l'avvocato Paolo Principi, chiuderà proprio questa gara, un po' a suggello di un ginnasta così esperto che tanto ha dato alla ginnastica. Sì, e lui fa una sbarra davvero spettacolare. Yamawaki con mezzo giro. Questo salto prende il nome di Pozzo, Enrico Pozzo, ginnasta italiano che ha smesso da poco e che salutiamo. Ancora un bellissimo salto Yamawaki con un avvitamento. Wallstrom infilata con un giro, e uno Yamawaki gambe divaricate con mezzo giro. Paolo esegue veramente dei movimenti originalissimi e molto dinamici, gran volta con un braccio, questo è un evento molto spettacolare, in realtà non è particolarmente difficile ma sempre molto molto spettacolare. Ancora uno Yamawaki, stava facendo veramente un ottimo esercizio, uno stalder ben puntato alla verticale, si appresta all'uscita,
caricamento, doppio teso avvitato, attenzione, un piccolo passetto, peccato, sembrava davvero averla stoppata, ma complimenti Paolo, hai portato al termine un'altra splendida prestazione. È un po' di disappunto penso per il passetto sull'uscita, perché non se l'aspettava neanche lui. Questo è il pozzo di inizio esercizio, guardate che bello questo particolare sulla ripresa dell'attrezzo, ci sono delle energie in ballo lì veramente grandi. E la mano aiutata dal paracallo deve serrarsi forte e al momento giusto. Ecco il punteggio intanto. 12.700 è il punteggio al corpo libero di Manila Esposito. Non basta per superare il punteggio di Nicole Minotti, mi sembra, ma potrei sbagliare, anzi forse sbaglio. E chiudiamo in bellezza, Giorgia. Chiudiamo in bellezza con uno degli esercizi al corpo libero più belli, quello di Martina Maggio. A noi questo esercizio ci esalta, diciamolo. Tanto, godiamocelo tutto. Coreografia di Rodica Demetrescu, un esercizio tutto nuovo. Uno, due giri in accosciata. E ora Martina inizierà a scatenare la sua potenza acrobatica, la sua eleganza artistica. Forza Martina, rondata, flick, doppio teso, ale. Come se nulla fosse. Salto avanti teso, e qui forse avrebbe dovuto collegare qualcosa, ma probabilmente non è andato nel migliore dei modi la fase acrobatica, quindi ha deciso di passare oltre e continua con la sua fase coreografica. Ci diceva Enrico Casella che l'esercizio è completamente nuovo, quindi ci può stare una piccola imprecisione che ti fa interrompere una serie acrobatica, una cosa poi non c'è bisogno di normale. Rischiare insomma, finita la gara. Martina, rondata flick, Zucar, brava, peccato il rimbalzo della pedana, gli ha giocato un brutto scherzo e purtroppo è costretta a fermarsi, dolore alla caviglia destra, si ferma, l'esercizio direi che termina qui. Forse sente qualche dolorino, magari è soltanto stanchezza al termine di una gara lunga, intensa. Una gara in cui la Brixia, insomma, lo scudetto sul petto se l'è già cucito. Sì, ci può stare, speriamo non sia nulla di grave. Sicuramente poteva esserci un finale migliore. Ci auguriamo se una botta alla caviglia o al polpaccio, però. Nulla di grave, sì. Sono cose che possono accadere, abbiamo visto su questi salti così importanti, il contraccolpo della pedana è sempre molto molto violento e dal punto di vista tendineo e muscolare, oltre che articolare, può accadere di avere un risentimento. Tra l'altro quel polpaccio vedo ha già una fasciatura, quindi probabilmente ha lavorato su un risentimento muscolare, nulla di grave, il fisioterapista della società sportiva la prende in braccio, ma siamo fiduciosi insomma che non sia nulla di grave. Le compagne sono un po' giustamente preoccupate, come è normale che sia, sono ragazze, raccontiamolo, che veramente sono insieme sempre, sono una famiglia e hanno vissuto come una famiglia anche l'anno difficile del lockdown, sono ad allenarsi all'Accademia Federale di Brescia, quindi veramente tra loro è come essere sorelle, ce l'hanno raccontato tante volte, quindi è normale, normalissimo lo sguardo preoccupato, e noi ci auguriamo chiaramente che quello di Martina sia nulla di grave, un piccolo incidente di pedana. Soddisfazione per Paolo Principi che la sfida la sbarra, se la porta a casa, quindi sì, anche si qui toglie con questa... i complimenti dei suoi avversari, il più esperto regola senza grossi problemi i due giovanotti che avevano osato sfidarlo al tenzone, e con questo bel 13-4 porta a casa 3 punti. Ed è bellissimo vedere gli abbracci, i sorrisi anche tra rivali, sì, rivali sugli attrezzi, ma di certo non è la vita, perché la grande famiglia della ginnastica è anche questo, come raccontavi giustamente tu. Eh sì, adesso siamo in attesa delle classifiche finali, anche se insomma l'esito della gara lo abbiamo già detto prima. Ecco le carte della sfida al corpo libero e si porta via una soddisfazione anche Manila Esposito, vincendo la gara al corpo libero
nei confronti di Emma Grisetti, che non ha preso punteggio, Martina che ha interrotto il suo corpo libero, e teniamo di sapere notizie, ma più che altro per essere tranquillizzati e tranquillizzare tutti coloro che ci stavano seguendo. Bene, è stata una gara davvero entusiasmante, abbiamo visto una ginnastica stellare qui al Pala Vesuvio. Nel frattempo vediamo i ragazzi e le ragazze congratularsi fra loro, un po' di tensione nei box femminili perché non è mai bello concludere una gara con un problema per un'avversaria che è anche e soprattutto una compagna d'allenamento, ma ci siamo. Ecco la classifica finale, 27 punti per la Pro Patria Bustese che vince lo scudetto 2021, medaglia d'argento per la Virtus Pasqualetti, 25 punti speciali, 20 punti speciali invece per la giovanile Ancona, medaglia di bronzo, salirà sul terzo gradino del podio di una splendida finalissima. Ecco invece la classifica femminile. Brixia, campione d'Italia, 29 punti, ginnastica Civitavecchia sul secondo gradino del podio con 25, 18 punti invece per il centro sport Bollate. Quindi Brixia e Pro Patria Bustese sono le nuove squadre campionesse d'Italia. Ci prendiamo una piccolissima pausa perché poi ci godremo la bellissima premiazione della Final Six. Torniamo in diretta dal Pala Vesuvio di Napoli, dove si è appena conclusa la Final Six di ginnastica artistica maschile e femminile che ha segnato lo scudetto 2021 per la maschile, se lo cucirà su petto la Pro Patria Bustese, per la femminile la Brixia di Brescia, in una gara stupenda, bellissima fino all'ultimo attrezzo. Ecco le squadre entrare e posizionarsi di fronte al podio. E adesso le tre squadre maschili saliranno rispettivamente sui gradini del podio in questo 36esimo campionato di Serie A nella storia della Federazione Ginnastica d'Italia. La Pro Patria Bustese vince il primo scudetto della sua storia e si toglie anche una bella soddisfazione perché si prende la rivincita nei confronti della Virtus Pasqualetti, che l'anno scorso invece aveva vinto il tricolore e l'aveva relegata in seconda posizione. Eh sì, si è replicata questa sfida fra queste tre società, la giovanile di Ancona, la società più giovane, ce l'ha anche nel nome, ma il gruppo di ragazzi e di atleti più giovani, quello più, forse più esperto, quello della Virtus Pasqualetti che ha vinto lo scorso anno, e i favoriti di quest'anno hanno avuto un innesto pazzesco, quello di Nicola Bartolini che ha dato quel quid in più che gli ha permesso, oltre alle prestazioni degli atleti che erano presenti anche lo scorso anno, trascinati vincere chiaramente da Ludovico Edali, aviere dell'aeronautica militare qualificato per i giochi olimpici di Tokyo, quindi veramente una squadra di qualità che si toglie la bella soddisfazione di vincere il primo scudetto della sua storia. Ne aveva vinti due in Serie A2, quindi in cadetteria, invece questo è il primo tricolore. Festeggiano sul primo gradino del podio, giustamente dopo una gara condotta tra semifinale e finale ad altissimo livello, senza mollare mai, senza cedere su nessun attrezzo, contro dei rivali veramente di altissimo livello che hanno tenuto testa fino all'ultimo. Sì, è stata gara vera anche ieri per loro, quindi non facile oggi, e si sono migliorati perché ieri appunto è arrivata terza nella qualifica la Pro Patria, che oggi invece ha trionfato. E adesso invece assisteremo alla premiazione per quanto riguarda la femminile, per uno scudetto che la Brixia si cuce nuovamente sul petto, l'ottavo consecutivo, il 18 nella storia del club, una formazione mostre di fatto composta da tutte le ginnaste che fanno parte della nazionale azzurra, ginnaste che rivedremo impegnate ai giochi olimpici di Tokyo e che davvero hanno vinto non a mani basse, perché c'è stata una bella gara, infatti, però poi alla fine è stata una finale molto molto tirata e difficile per le atlete della Brixia. Hanno dominato meno con questo sistema legato ai punti speciali e qualche piccolo infortunio di giornata, qualche errore di troppo, sono state ben incalzate dalle ginnaste di Civitavecchia e da quelle di Bollate.
seconda posizione medaglia d'argento per la ginnastica Civitavecchia, che replica la stessa posizione dello scorso anno. Terzo gradino del podio, medaglia di bronzo invece per il centro sport Bollate. Sì, le ragazze di Bollate ieri erano soddisfattissime di aver raggiunto questa finale, forse un po' appagate a inizio gara, forse un po' impaurite dalla concorrenza, insomma hanno sprecato qualcosa a inizio gara per riprendersi poi nella seconda fase. Alle premiazioni il vicepresidente federale Rosario Pitton, il direttore sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Luca Piscopo, presenti qui a Napoli il team manager della maschile e della femminile Andrea Faccia e Massimo Contaldo. Vediamo premiare, abbiamo avuto primo ospite ai nostri microfoni Aldo Castaldo, numero uno del Comitato Regionale Campania, nonché della società organizzatrice, che ringraziamo ancora, la Ginnastica Campania 2000, per veramente una bellissima, bellissima Final Six. Ginnastica Brixia, primo posto, ginnastica Civitavecchia, secondo posto, e centro sport Bollate, terzo posto. Podio meraviglioso. È bello vedere e godere di questi bei momenti. La Brixia che chiaramente manda un abbraccio a Martina Maggio, e noi sì, speriamo. È seduta lì sulla tribuna con del ghiaccio, sembra un infortunio non troppo grave, per fortuna, speriamo. Le auguriamo un rapido rientro agli allenamenti e alle competizioni. Lei sa che per noi è un atleta speciale, le vogliamo, eccola inquadrata, portata in braccio da un rappresentante del gruppo sportivo della polizia. È già in piedi, quindi Martina, è già iniziato il tuo percorso di recupero, sappiamo che sei in grado di prestazioni speciali, forza Martina. E noi le mandiamo un grande abbraccio, le facciamo un grande in bocca al lupo, sperando di vederla presto. Deve tenere duro perché in ballo c'è i giochi olimpici. Da Napoli è davvero tutto, e sulle splendide note dell'Inno Italia che ci godiamo appieno, mando un saluto da parte di Giorgia Badinacci e ringrazio Andrea Massaro. Grazie a tutti per essere stati con noi. Alla prossima!